Beh, alla fine è un romanzo che però parte da un momento storico, quello più importante, più difficile, più drammatico per la città di Foggia, e la data del 22 luglio è un po' una delle date simbole del periodo della Seconda Guerra Mondiale. Un romanzo che nel raccontare i momenti più difficili della Seconda Guerra Mondiale per la città di Foggia, con la descrizione iniziale di scenari che oggi riviviamo con le immagini che arrivano dall'Ucraina, si propone anche e soprattutto di risvegliare l'orgoglio sopito ed il desiderio di rivalsa di una comunità che si ritrova ad affrontare uno dei periodi più complessi e difficili di sempre. E questo è l'obiettivo dell'ultimo libro del giornalista Roberto Parisi, dal titolo Un treno per la liberazione, che è possibile scaricare gratuitamente inquadrando il QR code disponibile all'interno del Museo della Memoria, sito nel Pronao della Villa Comunale di Foggia. È un libro che mi ha affascinato, insomma, è indubbio dire che io sono molto legato a queste vicende e trovare una storia un po' diversa, cioè non solo diciamo le date, le distruzioni, le carestie, no, ma una storia vera, una storia di due personaggi che rappresentano quello che poi i foggiani hanno vissuto in quei giorni. Il libro alla fine cosa vuole fare? Vuole far riscoprire quell'orgoglio foggiano un po' sopito, soprattutto in questo periodo difficile della città di Foggia, forse meno difficile rispetto alla guerra, sicuramente, però molto complesso. E ecco, si vuole far riscoprire questo tipo di, questa rivalsa, del foggiano.